Allora, Fiorenzo Zaggia, Walter Arino, a Briona in mostra i paracchini. Perché questa mostra? Ciao Sabrina, buongiorno a tutti. Perché? Perché ci piace ritrovarci e riscoprire persone che nella vita hanno dedicato parte del loro tempo, parte a delle opere a cui tengono e che raccontano anche la storia proprio di un passato e di un presente, perché queste opere si trasformano. Noi abbiamo qua anche Walter, che lui è molto più attivo, molto più presente, cioè attuale, mettiamolo così, quindi rappresenta il contrario di tante cose. Quindi mettere assieme più realtà, più figure, più menti pensanti, che la pensano anche in modo diverso, lavorano cose diverse, secondo me è costruire un qualcosa di importante. E questo lo stiamo cercando di fare nel nostro piccolo, qua nel nostro piccolo capannone. Walter, se vuoi dire qualcosa anche tu. Sì, allora ospitare il Don è un privilegio perché è un amico. Abbiamo avuto questa opportunità, l'abbiamo colta al volo, abbiamo invitato una serie di amici che partecipano a questa iniziativa, speriamo che sia una delle tante iniziative che andremo a proporre nel prossimo futuro. Siamo felicissimi di averlo qui con noi, io penso che anche lui sia contento di essere qui. Vogliamo divulgare un po' quello che è l'arte a 360 gradi e speriamo di farlo nel modo più giusto possibile. Avremo anche delle sorprese prossimamente, altri artisti che abbiamo riscoperto del territorio che porteremo, non dico alla luce, e sono sempre un po' nascosti, e faremo vedere cosa c'è qua nella zona di Briona e Fara. Benissimo. E allora, Don Franco, i tuoi acquerelli hanno una storia lontana perché parte dai tuoi avi, da tuo nonno, ma ancora prima, la storia dei paracchini pittori è veramente antica. Antica, risale al 1863. Però uno di questi, nato a Varallobondia, va a Torino. Ai tempi, come Don Bosco, raccoglieva i ragazzi che erano abbandonati. Lui invece è fortunato perché sapeva dipingere e quindi non dormiva sotto i ponti, ma è andato subito in un palazzo. Ecco perché abbiamo trovato anche lì a Torino, al Palazzo Reale, no? E lì abbiamo, poi c'è il cugino che ha continuato seguendo questi pittori. Questi pittori sono andati in a Varallobondia, hanno fatto le chiese, allora si usava, le chiese molto belle, decorate, e anche a Premia, in Val Formazza. Ma non solo, perché anche a Torino ci sono dei palazzi che accolgono degli affreschi. Sì, esatto. Quindi diciamo che la tua storia da pittore trae origine da quella che è un po' una tradizione familiare, eh? Però tu in particolare ti sei dedicato agli acquerelli, sì, e hai un tuo stile particolare per, sì, gli acquerelli, certo. Cioè un tuo acquerello è riconoscibile per come tu lo realizzi, sì, per il tratto. E Don Franco, un giallo che io ho visto solo da te. Sì, il giallo è quello che ho imparato a Roma, perché avevo lo studio dove un tavolone enorme, io avevo bisogno dell'acqua per l'acquarello, avevo il lavandino e dipingevo lì. Poi avevo altre preoccupazioni, chiaro, però ho fatto anche lì una mostra a Roma. Fiorenzo, scusa, per la musica, puoi... Musica magari dopo. No, ho capito. Lì a Roma è andata bene perché ho fatto una mostra alla biblioteca e c'era la televisione. Adesso il giornalista, per esempio, che è in Rai 2 per il Vaticano,
era un mio amico e lui era presente e tante volte poi l'ho fatta anche una in Sicilia. Sì. In Sicilia. Don Franco, di mostre ne hai fatte tantissime, ma non solo di mostre, perché poi hai realizzato anche delle opere che sono andate poi su vari libri. Sì. Quindi diciamo che durante il corso degli anni hai fatto veramente tantissime opere. Io però adesso voglio chiederti una cosa, cioè quando dipingi, che emozioni provi? Perché dipingi? Che poi un po' il senso di tutto. Allora, quando dipingo dipende dalla giornata. Se uno si alza col piede destro non va bene, si apre col sinistro va bene. Allora un po' di acqua, un po' di colore, ti metti lì. Adesso è un po' di tempo che non riesco più a immedesimarmi, perché sono cambiate tante cose, la vita è cambiata, invece prima c'era tutto diverso. Oggi un po' per le malattie, un po' per diverse cose. È una passione. E poi rimane, certo, quando ti metti lì e dici, ma come quello là, l'ultimo che ho fatto, ma mi piaceva, dici, ma perché l'hanno portato anche a Venezia quello là? A 200 persone che erano presenti. Facciamolo vedere, quale? Quello là. Sto il qua. Piano salesiano, progetto salesiano. Vedi qua, ti alzi e cominci a girare. Allora, qui c'è il campo di sportivo, il gioco per il progetto salesiano. C'è il libro, lo studio. Ci sono i ragazzi, la chiesa, cioè lo studio, chiesa e coi giovani. Questo è nato così, guardando la realtà. La realtà mia, ti alzi. Va bene. Grazie Don Franco, grazie mille. Ringrazio della vostre cose che avete fatto su di me. Allora diciamo la preghiera. Sì, la diciamo insieme a lei. Sì. Nel nome del Padre, del